Presidente Floris, un incontro a Milano con il leader degli indios Yanomami per parlare di foresta amazzonica, perché? Ma intanto è un'occasione, credo, unica, poter incontrare, parlare con un esponente di grande prestigio come David Kopenawa, che da sempre difende il territorio dove lui è nato, i suoi avi sono nati, difende la foresta, vuol dire difendere i nostri polmoni, non solo i suoi. Dunque ricordiamocelo, cioè, è un incontro fondamentale, Accademia Cronos ci tiene moltissimo, io rappresenterò l'associazione e in quel momento consegneremo a David la bandiera, io faccio la mia parte mettendolo, come dire, in rete con le nostre attività. Ecco, un impegno importante, un impegno anche pesante, perché per difendere la foresta amazzonica spesso si muore, vero? Ma ahimè, il numero è lunghissimo. Voglio ricordare a tutti che non stiamo parlando di qualcosa così lontano. Ripeto, ci appartiene, ribadisco, sono i nostri polmoni, senza polmoni non si vive. E l'Amazzonia, la foresta amazzonica, sono i nostri polmoni. La battaglia contro lo sfruttamento delle concessioni per estrarre oro, gli allevamenti intensivi, le coltivazioni non idonee, vedi l'olio di palma o altro. Insomma, tutta questa faccenda qua è stata messa in evidenza, è una battaglia fortissima. Voglio anche ricordare Survival International, che è un'associazione che si occupa dei popoli indigeni e li difende. Dunque, e anche a loro daremo la nostra bandiera. È un riconoscimento, credo, fondamentale per mettere in evidenza il lavoro, la passione, l'impegno e i sacrifici che questa gente fa tutti i giorni per difendere i loro territori, i loro confini. Questi popoli sono nati, gli altri sono arrivati dopo a creare quello che tutti conosciamo, insomma, tutti i danni che stiamo facendo.